85 scatti fotografici e 20 fotografi tra amatoriali professionisti che hanno esposto le migliori immagini del territorio fanese e non solo. Si tratta della rassegna fotografica dal titolo Fano e dintorni, organizzata dal Club Anziani di Gimarra, patrocinata dal Comune di Fano, inaugurata domenica pomeriggio presso la Sala Polivalente di Gimarra, alla presenza del sindaco di Fano Massimo Seri e dell'assessore alla cultura Cora Fattori. È una bella iniziativa questa mostra fotografica, dove fanesi che hanno una passione per la foto si mettono a disposizione. È una bella mostra con tante immagini che riguardano la nostra città, il nostro territorio, le nostre bellezze. Devo dire, sono tante piccole opere d'arte dove il livello e la qualità è veramente molto, molto alta. E mi piace anche che si fanno in questi contesti, questi spazi nei quartieri a disposizione della città, dove si vivacizza anche le nostre zone, non soltanto il centro storico. Ed è un'iniziativa che può essere ripetuta, anche questa, itinerante, in tutte le sale che abbiamo a disposizione nella nostra città. Quello che mi ha colpito è che è l'ennesima conferma di come la cultura sia importante per le persone, la cultura, l'arte e l'espressione che da essa ne deriva. La persona non è un robot, ha bisogno di esprimersi oltre al lavoro, alla routine quotidiana, abbiamo bisogno di altro e questo altro ci arriva soprattutto dalla cultura. La fotografia può diventare cultura, un mezzo di espressione e inizia in modo amatoriale e può svilupparsi in modo artistico. Quindi questi eventi sono importanti per questo, perché ci aiutano a respirare e ci danno una vitalità, e in più in momenti come questo creano una socializzazione. Sono momenti da non sottovalutare, e gli spazi e i luoghi della cultura, col quale sto un po' rompendo le scatole se vogliamo, servono proprio a questo. Organizzatore della mostra, il Club Anziani di Gimarra, col patrocinio del Comune di Fano. Abbiamo pensato di dare visibilità ai tanti fotografi dilettanti, ma quasi professionisti, per la loro abilità, per far vedere le loro opere. Nello stesso tempo creare noi come circolo un archivio fotografico a futura memoria, in modo da raccogliere tutte queste belle immagini che altrimenti magari nel tempo potrebbe anche andare perso. Da cosa nasce cosa, abbiamo fatto un bel gruppo, siamo felici di come è riuscita. Fuochi d'artificio al mare, animali, scorci e dettagli della città, fanno dall'alto, tramonti, foto in bianco e nero, capaci di emozionare e attirare l'attenzione dei più curiosi e degli appassionati. La passione l'ho sempre avuto sin da bambino, perché io da bambino dipingevo, facevo anche le sculture in gesso, in legno, eccetera. Poi dopodiché, una volta che sono entrato a lavorare all'università di Scutari, lì ho avuto la prima mia macchina fotografica, ma era del lavoro, però la gestivo io. Da lì è scattato quell'input che mi ha fatto innamorare. Queste foto ritraggono Fano. Maggior parte del mio archivio è Fano. Fano perché? Perché Fano mi ha dato tutto. La mostra fotografica sarà visitabile fino a domenica 1 ottobre, sin dal pomeriggio, fino a tarda serata.